L'orribile mese di dicembre ormai alle spalle, per la fide di Sandria, è tempo di andare a caccia di riscatto nella prima apparizione del 2023. Al degli Ulivi sabato arriva la viterbese di Mister Pesoli, terz'ultima della classe con 16 lunghezze all'attivo, una in più rispetto ai biancoazzurri penultimi. Se non è un dentro fuori, insomma, poco ci manca, uno solo è il risultato a disposizione per il gruppo di Mister Dudù, confermato sulla panchina federiciana ma bisognoso di tornare al bottino pieno dopo la serie di 4 sconfitte consecutive, probabile dopo il 4-3-3 visto a Potenza, il ritorno al canonico 4-3-1-2 con il reinserimento di Urso sulla tre quarti a sostegno del tandem offensivo composto da Bolsius e da Pavone, al momento favorito su Persichini. Fondamentale il rientro dal turno di squalifica di Dalmazzi, pronto a essere riproposto al centro della difesa al fianco di Delvino, scelte praticamente obbligate invece dopo la partenza di Azzi Osmanovic in vista della quasi sicura cessione di Mariani sulle corsie laterali che saranno presidiate da Fabriani sulla destra e da Ciotti sulla sinistra, a completare l'11 titolare il terzetto di centrocampo formato dagli inamovibili Arrigoni e Candellori e da Gibril avanti rispetto a Paolini. Intanto sul mercato arriva il primo colpo in entrata, è ufficiale il ritorno in Puglia di Danilo Ventola, attaccante con un recente trascorso nella Virtus Francavilla, che approda in bianco-azzurro dall'Ascoli in prestito fino alla fine della stagione. Per lui 2 gol in 15 presenze con la maglia della Recanatese nella prima parte del campionato.